Buon pomeriggio. Anche questa settimana ci troviamo nel nostro salotto virtuale, diciamo, per potervi proporre le nostre letture settimanali. Io oggi vi porto a Bargagli su in Liguria con Ippolito Edmundo Ferrario, I diavoli di Bargagli. È un'edizione Fratelli Frilli ed è uscita ora aprile 2022. Invece te, Giuseppe, c'hai Pierluigi. Per Sì, Giorgio Pulixi, vero? la settima è Ok, venuta. questo è appena uscito proprio. L'uscito è Nero Rizzoli. Ok, allora io oggi vi porto appunto a Bargagli, quindi siamo nella nostra Liguria. Ormai faccio principalmente viaggi italiani ultimamente. Per Paparondelli. Ippolito Edmundo Ferrario è un autore del. Appunto la casa editrice Fratelli Frilli è uscito con questa seconda indagine per il suo personaggio che si chiama Raul Sforza, è un banchiere milanese che però abita, cioè ha una casa nella zona di Bargagli, quindi a volte va lì e c'ha anche una storia. Raul Sforza è un personaggio particolare. È un banchiere conosciuto da tutti, è molto, vive nell'ombra, non si fa conoscere molto, però durante la lettura, visto che è tutto basato dai suoi occhi, si capisce che è un uomo un po' particolare, è senza scrupoli, cinico, tenebroso, ma anche molto razionale, calcolatore, calcola quasi ogni passo che fa. E spesso queste sue caratteristiche, questa sua quasi tranquillità piatta, fa venire su una paura perché si ha paura che finisca questa calma per quello che si nasconde nell'animo di questo personaggio. Lui viene mischiato, diciamo, in una indagine però privata. Da un giornalista del luogo della zona di Bargagli che si chiama Diego Casazza, lui si avvicina a Bargagli per tornare, diciamo, quasi a casa perché arrivava da lì, perché viene richiamato da una vecchia conoscenza. Qui parte tutta la storia del libro in quanto trova questo personaggio morto. E da lì, insieme a Diego Casazza, parte questa indagine che quest'altro personaggio aveva già cominciato perché ha sempre seguito queste dicerie, questi racconti del mostro di Bargagli e in questa vicenda si uniscono per indagare insieme. Il mostro di Bargagli parte la sua storia, diciamo, dal 1945, dove iniziano le prime uccisioni. Queste uccisioni continuano ad andare avanti, ma non tutti legano le uccisioni fra loro. C'è comunque un modus operandi. Diego ha una raccolta di tutte queste informazioni che fornisce anche a Raul Sforza e i due cominciano appunto a lavorare insieme, diciamo. Anche se Raul non si fida di nessuno, forse neanche del suo autista, quindi ha comunque un occhio sempre puntato rispetto a tutte le persone che si trova davanti. Questo libro non è nel classico filone dei Frilli, ma qui ho trovato in tanti punti. Visto forse anche il personaggio particolare che è questo banchiere milanese, un po' forse anche più noir, oltre che alle grandi uccisioni, alle grandi descrizioni di questi fatti accaduti nella storia. Però effettivamente è forse leggermente diverso da quello che ultimamente, diciamo, mi ero abituata a leggere per Frilli, perché questo entra ancora più dentro, sia nella parte gialla che nella parte noir.
in genere sono, almeno per come li vedevo io, un po' più forse, o forse anche come il periodo di ora, che vanno più tutti sul noir, sulla spiegazione di quello che avviene anche nell'animo del personaggio. Qui c'è effettivamente un po' di tutto. Si legge molto bene perché scorre velocemente, anche forse a volte un po', diciamo, della quasi calma piatta che vorrebbe far trasparire Raul, ma si capisce bene che tutta questa calma dentro di lui non c'è mai. E poi ci arrivano quegli attimi in cui ci sono dei colpi di scena che effettivamente non mi sarei mai aspettata. Quindi oggi vi consiglio Ippolito Edmundo Ferrario, I diavoli di Bargagli, Fratelli Frilli editore, uscito a aprile 2022. Prego Giuseppe. Allora, buonasera anche da parte mia. Allora, questa sera vorrei fare la Repubblica italiana più interessante di questi ultimi anni e della Settima Luna. La Settima Luna è un romanzo, lo vedete un po' a occhio, molto corposo. Pagine, ma abbastanza interessante. E mettiamolo nel conto dei seriali perché praticamente riprende tre personaggi. Poi diventano quattro che noi avevamo già conosciuti nell'avventura precedente e che sono appunto un vicequestore Vito Strega e due ispettrici di polizia. Sono avvenuti dei fatti in Sardegna, poi erano dei fatti abbastanza strani, una maniera di delitti molto rituale con l'uso di maschere e di cose. Che si erano tramutati proprio per una sfida tra quello che era l'assassino e quelli che gli davano la caccia. Poi la vicenda si è conclusa e è passato del tempo. Sembra che diciamo, il Ministero, degli Interni, voglia, la direzione di polizia voglia istituire una nuova unità adibita appunto ai crimini seriali. Di cui sarebbe a capo Vito Strega, che oltre che essere un poliziotto è anche un noto criminologo. E i tre, Vito con le due collaboratrici e un quarto ispettore fa parte del gruppo, sono in vacanza in uno dei posti più esclusivi della Sardegna, quando una telefonata li riporta precipitosamente nel continente. Perché avviene un delitto nel Pavese, quindi chilometri di distanza, naturalmente non ha nulla a che vedere con la Sardegna, ma un delitto da carrecciante viene sgozzata una donna, ma le modalità ricordano molto quello che era avvenuto qualche anno prima in Sardegna. Anche qui c'è uno strano rituale, sia su come viene trattato il corpo, sulla presenza di una maschera, scusate la fosse. E questo comporta quindi che una poliziotta abbastanza di buona memoria si ricorda che questo terzetto di investigatori erano diventati famosi proprio per aver risolto un caso del genere e quindi segnala alla questura di pertinenza che anche da loro dovrebbe essere successo qualcosa di simile. Questo porta quindi ovviamente a tutta una serie di movimenti, diciamo, il nostro gruppo parte immediatamente per il continente, si reca a Pavia, dove nei dintorni sono successi questi fatti. Questa è un po' la storia. La storia viene vista da vari punti di vista, dal punto di vista dei poliziotti, cioè poliziotti che si sono occupati a suo tempo del caso, e che per loro è stato un caso abbastanza pesante, abbastanza difficile, anche qualcuno di loro ha anche rischiato la vita, era una sfida tra quello che era, diciamo, l'assassino e loro. E quindi il ripercorrere la stessa strada, lo stesso percorso, già per loro è abbastanza, oltre ad essere un'anomalia, è anche un discorso che li impegna anche da un punto di vista psicologico. Viene visto anche il caso dal punto di vista della famiglia della ragazza uccisa, che
Ravina ha denunciato la scomparsa e poi segue via via tutto quello che avviene e quindi vediamo anche le impressioni del padre, della madre, della sorella e quindi questo è un altro punto di vista da affrontare questa storia. Un'altra cosa interessante è che nel, diciamo, porre mano alle indagini, porre mano alle cose, oltre, ripeto, per loro è un po' un ritorno a un passato non bello, un passato che ricorda qualcosa di brutto, e quindi da un punto di vista proprio della loro psicologia, del loro approccio a quello che va bene, dice, ma è il loro mestiere, ma evidentemente sono uomini o donne come tutti, quindi c'è anche un certo approccio e può essere anche, diciamo, se velato da qualche paura, da qualche non voglia di ritornare su cose del genere, e quindi è interessante anche questo. Un'altra cosa interessante è arrivare a capire se quello che sta succedendo è puramente casuale, cioè diciamo, quello che avviene indipendentemente da cose successe nel tempo, oppure è stato volutamente commesso un delitto in una determinata maniera per sfidare chi a suo tempo aveva risolto un delitto del genere. E in abbondanza noi seguiamo anche in alcune pagine, seguiamo anche, diciamo, quello che è l'assassino, quindi vediamo anche il pensiero di chi ha commesso il delitto e magari ne può commettere altri. Questa è un po' la storia, è una storia abbastanza forte, abbastanza densa. Purissimo il manoscrittore, più che affermato, tutti questi anni, la prima volta mi sembra che lui affronti il seriale, insomma, lui è sempre un po' cambiato, un po' lavorando su lui è sardo di origine, vive a Milano ma vive anche a Sardegna, quindi non ha mai lasciato i legami con l'isola e quindi come lui vive questa storia, storia abbastanza pesante, una storia dura, una storia che impegna anche il lettore, che si sente anche coinvolto. Questa è una delle caratteristiche anche dei romanzi di Pier Giorgio, dare sempre un certo spazio al lettore, perché sì, fondamentalmente poi torniamo a parlare dei gialli, si ritorna un po' al giallo classico, con il diritto, l'indagine. E l'indagine dovrebbe portare o deve portare qua alla scoperta dei colpevoli. E quindi, in linea di massima, questo viene rispettato. Ma qui, evidentemente, però, qui ecco quello che colpisce è un po' questo, diciamo, questo gioco a specchi tra vari ritorni, il passato, il presente, il passato e non tutti lo condividono alla stessa maniera, idem e presente. Quindi, per chi legge il libro si sente anche a un certo momento, diciamo, quasi compartecipe a questa storia e a questa vicenda. Ecco quindi La Settima Luna, Pier Giorgio Puglisi, è uno dei tanti libri che stanno uscendo in queste settimane. E vi è un certo risveglio da parte del mercato del giallo. Non è una bella parola mercato, però non è neanche una brutta parola. I libri, l'abbiamo detto tantissime volte, i libri sono fatti per essere letti e quindi più ne esce e meglio è. C'è stata una polemica qualche mese fa sul fatto che mai i libri gialli non vendono più con tempo, vendono ancora, non vendono. E vendono o non vendono, dipende anche. C'è autori che non hanno mai avuto nessun tipo di crisi, hanno tirato a vendere quellamente, altri magari un po' meno. Ricordiamoci, veniamo anche da un periodo abbastanza pesante, la pandemia, la guerra e tutto. E anche una cosa, tutto sommato, quando avvengono questi periodi brutti, marreali, e anche chi deve scrivere e che dovrebbe fare fantasia, sono anche sulla realtà, brutto, bella sia. Noi si vede anche casi come questi, sono casi poi che succedono anche nella realtà, per cui più la realtà è brutta e pesante,
è meno facile il compito di scrivere. Qua non deve sorprendere, deve raccontare delle storie, ma se le storie sono brutte, è evidente, cioè le storie per le vere sono brutte, certo non è che il giallista o il noirista o lo scrittore in generale le può imbellire o infiocchettare. Quindi più è brutta la realtà e meno margine forse hanno anche i nostri amici scrittori. Appunto, sono pienamente d'accordo. Allora, io vi faccio rivedere anche il mio libro, Ippolito Edmondo Ferrario, I diavoli di Bargagli, edizione Fratelli Frilli, ed è uscito aprile 2022. Con questa settimana, con i nostri consigli settimanali, approfittiamo per augurarvi un'ottima estate, con piena di letture che a volte anche, pur essendo gialli, magari ti prendono di più, va benissimo anche sotto la calura estiva, sotto l'ombrellone, che arrivano meglio alla comprensione di tutti. Io vi ringrazio per averci seguito e vi aspettiamo appena riprenderemo con la nostra rubrica settimanale. Buona estate a tutti e quindi buone letture e continuate comunque a seguirci sul blog che quello verrà comunque aggiornato in modo regolare. Il blog è www.lestradedelgiallo.webnode.it. Come munisco anch'io ai saluti e ad auguri di Sara, e noi, io personalmente ancora ho da registrare ancora 3 puntate per la televisione, poi comincia la lunga stagione estiva, le presentazioni della Maiore, e quindi fermi non siamo sicuramente, però Mai. i nostri impegni, il nostro blog e tutto va avanti. Ora guardiamo come ti accordo con Sara, probabilmente a parte avere si chiama l'almanacco, e magari io metterò 3 righe di aggiornamento sui libri, che se c'è qualche libro che esce, libri in uscita ce n'è tanti, questo riguarda sia me sia lei, quindi Sì. se anche ora se lei, poi ci mettiamo d'accordo noi, lo scoprirete nelle prossime settimane. Faremo Basta anche seguirci. una velocissima escursione scorsa su quello che sta uscendo. Allora, ancora buona estate a tutti da parte nostra, e penso ci vediamo, sicuramente ci vediamo a settembre. Grazie a tutti, ancora buona estate e buona lettura.